Sto bene, ne, sto bene, sto qui a casa, e adesso sto con voi. Senti, come la stai vivendo questa quarantena, Sergio? Beh, questa quarantena la vivo in maniera pesante, ma nello stesso tempo mi sento un privilegiato perché ho il privilegio di stare a casa mia, nel letto mio, tra le cose mie. Col frigorifero pieno, con Skype, con tutta la tecnologia possibile, e non sto come altri in prima linea. Non sto purtroppo perché ormai non mi è più possibile, tu lo sai. Mi piacerebbe stare in prima linea in ospedale, ma non è possibile per me. Poi neanche la mia competenza non è in questo momento richiesta. Però ecco, mi sento privilegiato e sto bene. Beh, senti, la tua competenza direi che oggi è super richiesta perché tanti nostri amici pazienti che si trovano in casa adesso hanno visto interrompersi il proprio ciclo di riabilitazione e magari si trovano in casa con due problemi, il coronavirus e il problema dell'ictus. Quindi magari se riusciamo a dargli una mano, un po' di conforto, anche qualche suggerimento pratico, non Ma sarebbe. molto volentieri, sono qui per questo, per farlo insieme a te. Benissimo, allora senti, già ci sono delle persone collegate, molte persone collegate, tante per capire come dobbiamo procedere con questo live. Tanti sono nostri allievi, soprattutto tuoi allievi, che hanno saputo che eri presente in questo live e quindi si sono collegati. Quindi parleremo dal punto di vista anche del fisioterapista. E poi ci sono tanti pazienti e tanti familiari che ci seguono, che sono in attesa di conoscere dei suggerimenti pratici. Per chi non lo sapesse, il qui presente Sergio Vinci Guerra è stato nei miei confronti l'autore, ecco, del fatto che abbia preso questa strada. Ma dai. Eh già. E poi c'è un piccolo aneddoto e adesso mi posso vendicare finalmente. Allora, non so se te lo ricordi, Sergio, quando era il momento di fare la tesi e tu eri il mio re relatore di tesi, allora io mi ricordavo che c'erano tutti i colleghi che con i loro relatori, come dire, si accozzavano le domande che le avrebbero fatto durante la discussione della tesi. Allora io sono venuto da te e ti ho detto: allora, professore, qui che facciamo? Ci accordiamo le domande durante la tesi? E tu mi hai risposto: ma no, ma tranquillo, non ti chiederò niente. Ah, vabbè, a posto così. Faccio la discussione della tesi e poi alla fine faccio: va bene, se non ci sono domande, allora io concludo qui. E Sergio fa: ma veramente io una domanda ce l'avrei? Come una domanda? Io l'avevamo accordato niente. E mi fai una domanda e Sarmadi, mi dica l'immagine motoria in un caso come quello delle lesioni del plesso brachiale. Non ci ho visto più. Allora io adesso mi vendico e ti faccio io qualche domanda. Quanto ha preso la tesi? E Ma è stato un successo clamoroso, è stato un successo allora clamoroso. probabilmente serviva anche a questo. No, senti, una domanda io però te la voglio fare. Quando hai deciso che la riabilitazione neurocognitiva sarebbe stata tutta la tua vita professionale? Ma guarda, questo l'ho deciso subito perché quando studiavo all'università, non era ancora università, il corso di laurea era un corso di laurea per fisioterapisti, avevo tra le altre una docente molto molto brava, la compianta Silvia Bizzarri, che mi aveva affascinato presentandomi queste teorie. Quindi da subito io sono andato a Calambrone, in quel tempo il professore Perfetti si trovava lì, e ho cominciato a fare degli studi insieme a lui, nel senso ho cominciato a frequentare il suo reparto, la sua scuola, e quindi il tirocinio del mio corso di diploma l'ho in effetti effettuato a Calambrone.
E lì ho imparato un ragionamento riabilitativo che non era più paragonabile agli altri per profondità, per acutezza, anche vedendo i risultati, le modificazioni che lì per lì si ottenevano con i pazienti. Non a caso, quando facciamo i nostri corsi insieme, tu vedi che otteniamo delle modificazioni anche immediate, che meraviglia i colleghi che fanno il corso con noi. Per cui quella è stata una scelta che ho fatto prima ancora di diplomarmi. Poi naturalmente ho voluto anche studiare il CABAT, il BOBAT, il VOITA in quel tempo, quando io ero giovane. Però la mia scelta, come dire, la mia impostazione culturale è stata, e la mia impostazione scientifica, il modo di lavorare è stato sempre il modo di lavorare che mi ha indicato, che ci ha indicato, perché poi l'ha indicato pure a te, il professor Perfetti. Quindi è stata una scelta fatta quando io mi sono diplomato, 10 anni fa, no? No, 12. Mese più, mese meno, sì, più o meno, dai. 80. E allora già ci stanno le prime partecipazioni. C'è Serafina, mamma, che ci saluta. Mamma, Saluti. sì, ti risaluta Sergio, ma ciao. Serafina non mi sente? Come no, come no. Poi c'è Leonardo, Leonardo buonasera, Leonardo è un paziente che ho visitato online e che per fortuna, tante volte mi capita che vedo un paziente la prima volta e mi racconta che sta facendo cose invece, sai, magari un po' scriteriate, no? Esercizi o riabilitazioni che non sono proprio adatte a chi ha subito una lesione cerebrale, invece lo incontro. E fortunatamente era già seguito da un grande professionista che si occupa di riabilitazione neurocognitiva e quindi mi sono limitato proprio a confermare. Bellissimo. Significa che le cose anche si muovono, no? In questa direzione. Poi c'è Alessandra che abbiamo incontrato e conosciuto a Firenze come paziente della prova pratica. E Iole, ciao Iole, Maria, Violetta. Cesara, buonasera a tutti. C'è Andrea che abbiamo incontrato al corso di Milano. Ciao Valerio, ciao Sergio. Andrea e Nadia collegati ora da Torino e quattro cuoricini, due a te, due a me. Francesco, Nicola, insomma, ecco, signori, voi che siete collegati adesso, già siamo un numero considerevole. Vi dico questo: il live che stiamo facendo, più è partecipato, più ha delle domande. E più è ricco ed è utile per tutti noi che siamo a casa. Quindi condividete questo live con tutti i vostri amici nei vari gruppi e cominciate a fare le domande anche vostre specifiche e Sergio risponderà. Noi risponderemo. L'ho detto che oggi mi vendicavo con te, no? Quindi. Sì, ma anche io posso continuare nell'indirizzo che presi quel giorno durante la tesi. Ok, no, facciamo tregua, guarda, sventolo bandiera bianca, non c'è problema, è come se non avessi detto niente. Allora c'è Vincenzo, c'è Pierpaolo, insomma, ci stanno guardando e salutando un pochino tutti. Giulia, buonasera a tutti e grazie ancora per la vostra disponibilità. Ciao da Mirella e Patrizia, buonasera. Allora, Sergio, ti sei trovato a dover lasciare anche alcuni pazienti a casa in questo periodo? Certo, è chiaro, sono stato costretto, perché questo mi è stato intimato dai miei medici, dai medici che mi seguono in ospedale per altri motivi. Cosa ho fatto io? Ho dato loro una serie di esercizi da fare a casa, e quindi ho raccomandato di continuare a sperimentare quello che noi avevamo fatto insieme durante i nostri incontri, continuare da soli facendo i ragionamenti che normalmente facevano con me, e loro sono molto, molto, molto abili in questo, perché, come penso che questa sia una frase tua, il paziente neurocognitivo bisogna costruirlo.
E in effetti bisogna insegnare al paziente soprattutto a ragionare in una certa maniera e quindi a poter sentire qual è lo chiamo deficit, ma forse potrei usare un termine più semplice, qual è la differenza tra l'arto sano e l'arto che presenta dei problemi per poter creare naturalmente una somiglianza tenendo come riferimento l'arto sano. Loro sono abituati, erano abituati a fare questo, per cui continueranno a fare questi esercizi da soli. È chiaro che c'è una propedeutica negli esercizi, anche per chi ha fatto da tempo, per lungo tempo, terapia, comunque a volte necessita che la parte motoria sia semplificata o con l'aiuto del terapista o con l'aiuto di determinati sussidi che io ho, ma che tutti loro non hanno, perché sai, i sussidi li modifichi, li adatti lì per lì. Però sono persone in grado di continuare a ragionare in maniera neurocognitiva e a modificare l'esperienza delle attività quotidiane, ad usarla per modificarle, per renderla migliore, più voluta, per cancellare le tracce di patologia che ancora rimangono e per costruire il movimento evoluto secondo anche gli schemi di Anokhin, lasciamelo dire il mio amore Senti, poi grande. ce lo racconti l'atto comportamentale di Anokhin, no? Così almeno pure i nostri Ma allievi lo rinfrescano se tu un po'. metti l'immagine di Anokhin, l'immagine dello schema dell'atto comportamentale, io lo illustro. Volentieri, Però dopo. penso che come dire, i colleghi ormai lo conoscano bene, i pazienti un po' meno, però è utile anche per i pazienti. Allora, dopo la ricerco. Adesso che hai menzionato il fatto di costruire una persona neurocognitiva, ti racconto un po' che io questa parola l'avevo ascoltata da Perfetti durante un giro del mercoledì. Allora c'era, durante quel giro eravamo tutti un po' in ansia perché, sai, dovevi mostrare al professor Perfetti i progressi del tuo paziente. Lo so, lo so. Io non ho vissuto quello che tu hai vissuto perché tu hai lavorato veramente con Perfetti. Io andavo periodicamente, però il confronto col professore era sempre una cosa che metteva molta ansia. Mamma mia, una cosa incredibile. Allora, per fortuna c'era questo paziente Marco che stava andando liscio, bene, una bomba, quindi migliorava e mi semplificava il lavoro. Allora, mentre raccontavo lì al professore, sempre un po' agitato, come stava migliorando, lui fa: "Vabbè, però Sarmadi, tanto l'abbiamo capito, questo è una persona neurocognitiva." E tutti ce lo guardiamo un po' così, no? Ma che vorrà dire? In effetti, Marco, questo paziente, sì, faceva gli esercizi con me, però durante la giornata continuava il ragionamento riabilitativo anche da solo, quindi non dimenticava la mano da una parte, stava lì, se la toccava, faceva il confronto con l'altra mano, come stavi dicendo te prima. Era un continuo percepire il proprio corpo, fare delle esperienze con il proprio corpo, proprio ricostruendo quello che facevamo con gli esercizi. Quindi mi lasciava un lavoro veramente, me lo semplificava tantissimo. E lì è stata quella prima volta che ho sentito le necessità di costruire una persona neurocognitiva, non solo fare esercizi, ma anche guidare il paziente ad avere un rapporto con il corpo diverso. C'è una domanda di Cesara, Sergio. Posso chiedere al dottor Vinci Guerra un esercizio che mi consenta di salire e scendere le scale senza l'aiuto del corrimano? Ho avuto un'emorragia cerebrale destra e sono emiplegica sinistra da 5 anni. Grazie mille. Allora, io la paziente si chiama? Cesara. Cesara. Allora, Cesara, io dovrei un po' vedere come cammini e dovrei vedere quali sono gli elementi da correggere. Adesso, tu
Tu nel passo utilizzi correttamente la gamba, supini quando fai il passo, supini il piede, è presente cosa significa supinare? Inclinarlo da una parte, no? Poggiare prima la parte esterna e non tutto il piede. Perché ho paura che facendo qualcosa di molto complesso che richieda uno sforzo superiore a quello che ti richiede il cammino, ci diamo del tu, così è tutto più semplice, anche tu dammi del tu, cosa succede? Che non riesci a controllare più gli schemi patologici, la supinazione. Quella tensione che viene nell'arto plegico quando fai uno sforzo, quella durezza, e che quindi questo richiede un lavoro, come dire, propedeutico da fare insieme al tuo terapista o da sola, se ti costruisci in maniera neurocognitiva. Per riuscire a fare per sollevare il piede sempre meglio. Allora, è chiaro che la prima cosa che bisogna fare è costruire una relazione col suolo che sia corretta, cioè, una cosa molto semplice. Quando stai in piedi, tu senti nella tua base d'appoggio e soprattutto nella parte che è costituita dal tuo piede sinistro. La base d'appoggio quando stai in piedi è costituita da due piedi che poggerò per terra, quindi da quel quadrilatero. Tu senti correttamente come la utilizzi, cioè quali parti stanno al contatto col terreno, con il suolo, col pavimento, quali parti stanno meno a contatto con il pavimento, il tallone dell'arto plegico sta a contatto con il pavimento, l'articolazione metatarsofalangea del primo dito, ovvero la base del ditone, sta a contatto con il pavimento. Quello significa, quando riesci poi a mettere in atto questo contatto corretto, questo significa avere un rapporto corretto col suolo in stazione eretta, ma poi devi farlo all'interno dello schema del passo, in questo Valerio è il maestro, no? Io ti posso dire, quando sollevi il tallone, devi trasferire l'appoggio sulla parte anteriore del piede in maniera corretta, cioè l'alluce deve stare giù per terra, l'articolazione dell'alluce col piede, che si chiama articolazione metatarsofalangea del primo dito, deve stare per terra, così quella del dito piccolo del quinto dito, e il piede deve frammentare le sue forze, cioè l'avampiede devi pigiare per terra e il tallone devi sollevarlo in maniera naturale, flettendo il ginocchio, perché l'esercizio ha una sua il movimento ha una sua estensione, cioè non è sempre il movimento di un segmento, è una funzione che tu metti in atto. Quindi ci sarà un ginocchio che si flette, un'anca che si flette, un'azione anche del tronco che deve avere un determinato assetto modificabile. Ma deve essere un assetto ben costruito, ben organizzato. E come vedi ci sono tante cose. Da qui si passa allo stacco, alla capacità di staccare dal suolo il piede quando già il tallone è su. Allora, io organizzo un esercizio con un sussidio che ho messo insieme così. Che un po' aiuta a questo stacco dal pavimento. Poi devi andare avanti e portare il piede senza lanciarlo. Allora, quando sarai in grado di fare molte di queste cose, avrai pure un certo controllo di tutta la struttura. Allora sarai più in grado di poter sollevare il piede mantenendo un assetto corretto. Io ti dico una cosa, è molto meglio fare piccole cose ma correttamente che non
degli esercizi o delle prestazioni, mettere in atto delle prestazioni impegnative che esegui male. Adesso, avere un aiuto non lo devi considerare come qualcosa di negativo in assoluto. Ti faccio un esempio: i ballerini, Nureyev, che adesso non c'è più purtroppo, quando faceva gli esercizi, stava alla sbarra, quindi teneva una mano sulla sbarra e poi faceva. Non è che Nureyev non avesse equilibrio, non è che Nureyev non sapesse controllare il corpo, tutt'altro, ma doveva fare delle cose benissimo con i piedi e con gli arti, allora semplificava un po' il suo compito. Allora è necessario che tu non ti appoggi. Cioè, anche io non sono un emiplegico per il momento, non ho questo tipo di problema, però sono una persona che non è più giovanissima. Quando scendo le scale, io cerco il corrimano, perché scendo in maniera più agevole, e anche quando salgo le scale. Io non penso che sia un reale problema, non è che devi dimostrare chissà che cosa agli altri, l'importante è che tu sappia organizzare in maniera evoluta il movimento, e questo lo vedremo poi con Anokin. Adesso però, Valerio, visto che io ti faccio le domande, quelle là terribili, illustra tu meglio di me, perché sei più competente di me, lo schema del passo, perché tu in questo sei un maestro. Schema del passo che deve mettere la signora in atto, cioè se prima non sa camminare, non deve cercare delle cose, secondo me, ancora più complesse, perché a quel punto c'è l'elevazione di un arto che pesa tantissimo, anche se la signora è magra e leggera, comunque un arto, una gamba, pesa tanti chili. Adesso mi sto zitto e Allora, mentre tu parli, un bicchiere d'acqua, posso? sì, volentieri anche uno per me, grazie. E io comunque ero preparato perché lo sapevo che mi avresti tirato un colpo basso, quindi già mi ero preparato alla tua domanda cattivella, sai? Ma ti vorrei fare pure un'altra domanda. Aia. No, dai. Allora, Cesara, innanzitutto Vinci Guerra ha dato un insieme di risposte, a mio avviso, importantissime, perché ha preso tanti argomenti che sono importanti. Innanzitutto, questa è una domanda che spesso riceviamo, no? Dammi un esercizio per aprire la mano, dammi un esercizio per camminare bene, dammi un esercizio per salire e scendere le scale senza utilizzare il corrimano. Non c'è un esercizio che ti permette di svolgere una funzione più o meno bene. Come diceva Sergio, è un discorso che va programmato con una serie di attività che sono strutturate, e anche quella funzione, come il camminare o il salire e scendere le scale, deve essere divisa in diverse fasi, in diversi momenti, e come tali devono essere, in qualche modo, lasciatemi il termine, aggrediti con degli esercizi che siano specifici. Allora, l'altro argomento invece molto importante è quello di non vedere l'appoggio come un ostacolo all'autonomia. Cioè, io tante volte vedo pazienti che lasciano il bastone perché si liberano di questo segno della disabilità e poi però camminano come dei disgraziati, malissimo. Quello è un vero e reale segno di disabilità, non il fatto che usiamo il bastone. Poi è chiaro che il professionista vuole abbandonare il bastone anche lui il prima possibile, però quando ci saranno le caratteristiche di qualità del cammino che permetteranno questa liberazione dal sussidio. Ora, Sergio faceva l'esempio dello stacco del piede. Io potrei suggerire un esercizio come questo, se me lo approva Sergio. Allora, Ma io non sono più il tuo professore, adesso siamo alla pari. ma sai, questa sudditanza psicologica, questa reverenza rimane per sempre, Sergio. Scuola, non mentire. Sai, anche quando io ti imito in questo modo, lo faccio con tutto il rispetto del mondo. Allora, senti, Sergio, questo qui è uno che facciamo sempre vedere ai nostri allievi, ai nostri pazienti. È un esercizio che ci aiuta nello stacco, come diceva Sergio. Nel momento in cui dobbiamo liberare
congedare le dita dal pavimento, si richiede una gestione della pressione del carico con il suolo piuttosto elaborata, piuttosto evoluta. Allora noi ci troviamo con il piede plegico, e se mi ricordo bene sei un'emiplegica sinistra, quindi in questo caso il tuo piede sinistro dovrà stare dietro rispetto al destro, proprio perché sta richiamando il momento dello stacco per poi affrontare il movimento di oscillazione, di raggiungimento verso avanti o verso l'alto nel caso del gradino. Allora, ci sono dei sussidi che noi utilizziamo spesso che si trovano in qualsiasi tappezziere, se voi avete un amico tappezziere. Certo, adesso sarà chiuso, bisognerà organizzarci con qualcosa a casa, adesso vi do pure qualche consiglio. Per prendere dei piccoli cuscinetti di gomma piuma. Sapete, la gomma piuma che sta dentro i divani, che sta dentro i materassi, in genere ha delle densità diverse. C'è il materasso più morbido, il materasso più duro, il motivo è perché ci sono diverse densità di queste gomme piume. Allora, Non smontate il divano. ma sì, ma tagliamo un quadratino del divano, non se ne accorge nessuno, poi rimettiamo la federa. È per una buona causa. Allora, questi quadratini potrebbero essere posizionati sotto questa articolazione, sotto i metatarsi, in modo tale che il paziente possa poi abbassare, rialzare il piede e riconoscere la densità di queste spugnette. Ecco, questo è un esercizio che ti allena a percepire questa parte del tuo piede e ti allena a percepire anche il rapporto con il suolo e la gestione con la pressione. Chiaramente, senza una capacità di frammentare il piede in questa fase dello stacco, è chiaro, siamo esposti ad un movimento sulle scale che conosciamo bene, ovvero staccare il piede tutto in blocco e sollevare la gamba utilizzando anche il tronco. Certo, magari non usi il corrimano, però utilizzi i compensi offerti dalla patologia e forse era meglio usare il corrimano, attendere che il movimento venga recuperato in maniera più qualitativa e poi pensare anche a togliere il corrimano. Sergio, una domanda, io rispondo spesso a questa domanda, però sono veramente curioso di sapere la tua versione su questa domanda, che ce la chiedono in tanti. Che ne pensi dell'agopuntura e se può aiutare? Che l'agopuntura, io Esatto. penso tutto il bene possibile dell'agopuntura, però l'agopuntura non è un esercizio riabilitativo e non è specifico per il recupero della funzione. Per cui nel caso di un paziente, stiamo parlando del paziente emiplegico, ma potremmo parlare anche di altre patologie, l'agopuntura non è l'approccio migliore. Ho degli amici agopuntori, dei professionisti, medici e fisioterapisti agopuntori, che si risentirebbero di queste mie parole e direbbero: ma come? Io poi ti do un paziente più rilassato, ti do un paziente che ha uno schema del corpo modificato. No, signori, io devo crescere un paziente che sappia costruire le modificazioni da solo, per avere un controllo della spasticità, della reazione abnorme allo stiramento, dell'irradiazione, del deficit di reclutamento di unità motorie, e non un paziente che viene in altro modo reso più rilassato, perché non è una contrazione, non è una tensione. Quella del paziente è una spasticità, è un fenomeno organizzato a un livello inferiore dove manca il controllo corticale allo stesso movimento. Per cui il paziente deve imparare a controllare, deve mettere in atto un controllo corticale del movimento, della funzione.
Questo non lo impara con l'acupuntura. Oltretutto si parla anche del dolore, ma il dolore spesso è dovuto ad una discoerenza informativa. E allora la strada corretta per un paziente emiplegico è un'altra. Anche perché posso fare pure raccontini? Siamo qui apposta. Allora, vi racconto di un mio paziente. Oddio, devo dire tante cose che non vanno bene, cioè la ripulisco un pochettino. Questo mio paziente era un paziente emiplegico ed era venuto da me perché sapeva di questo laboratorio didattico assistenziale dove si lavorava in un certo modo, gliene avevano parlato e quindi mi era un pochettino stato imposto perché non avevo più gli spazi per seguirlo insieme agli studenti della scuola dove io ero direttore. E allora ho detto ai miei studenti che mi capivano, ragazzi, io questo paziente devo prenderlo per forza, non abbiamo assolutamente gli spazi, cominciamo a fare i primi esercizi intanto, poi avremo più spazi liberi e quindi potremo impostare una terapia, dedicandogli tutto il tempo che è necessario. Nella mia scuola le terapie erano molto lunghe, si estendevano nel tempo, non avevano una durata di mezz'ora o 40 minuti, si faceva molto di più perché era al di fuori delle regole della regione, perché lì si faceva didattica e non terapia. Allora questo ho detto ai miei ragazzi, intanto occupiamoci della mano, facciamo l'esercizio del tabellone, come dire, insegniamo alla mano, insegniamo al paziente a prendere informazioni con la mano, ad utilizzare bene il tatto e tutte le informazioni che possono venire dall'arto superiore, perché questo gli permetterà di controllare l'ipertono. Quindi la componente patologica del movimento e lo abituerà, poi gli darà la possibilità di organizzare il movimento evoluto. Allora, devo essere breve. Cosa è successo? Che dopo pochi giorni incontro la moglie del paziente e mi dice: la ringrazio tanto, mio marito cammina meglio. Noi facevamo solamente esercizi per la mano, solamente per controllare, soprattutto per controllare la reazione ad un normale stiramento. Però non capivo se era una provocazione, se fosse un risentimento perché non mi stavo occupando anche dell'arto inferiore, o se realmente era un ringraziamento. Sono andato dal paziente chiedendogli come va, e lui mi ha detto: bene, bene, vado molto meglio, la ringrazio tanto perché cammino meglio. Si sono messi d'accordo. Mi ha spiegato il paziente. Cammino meglio perché quello che mi insegnano i suoi studenti utilizzando l'arto superiore, è a prendere correttamente una informazione, o meglio, più informazioni per poi organizzare il movimento. Io ero abituato per il mio lavoro a fare questo perché ero un comandante di una nave. E con i piedi io stavo sempre attento alle vibrazioni del pavimento, perché quando le vibrazioni erano in un certo modo, vuol dire che le macchine andavano bene. Quindi io con il piede devo prendere le informazioni che riguardano il pavimento, come con la mano le prendo rispetto al leggio. Il leggio è uno strumento che magari poi vedremo, e così imparo a controllare il rapporto, non mi ha detto il rapporto tra piede e suolo, ma in pratica era questo, e le altre articolazioni, perché in un arto superiore c'è la mano, c'è il gomito, c'è la spalla, ognuna si utilizza in una certa maniera, e così faccio per l'arto. Quindi quando mi dicono: guarda, facciamo un altro tipo, mettiamo in atto un altro tipo di approccio, e poi facciamo un po' di perfetti per la mano, ma no, colleghi, non è possibile perché io insegno
magari con un determinato approccio, a utilizzare in una determinata maniera il fenomeno spastico, che per me è patologico, e invece io devo insegnarti a usare in maniera differente, tutto il corpo, perché devi imparare innanzitutto a prendere le informazioni correttamente, poi elaborarle per fare un programma d'azione corretto. Sono stato troppo lungo, adesso ti lascio la parola. Sei stato troppo chiaro, chiarissimo. Senti, questo qui, quindi questo paziente è un esempio di persona neurocognitiva che da sola ha fatto la traduzione tra faccio Non avevo il tempo di istruirlo come ho fatto per altri pazienti, no? Perché poi ne ho avuto altri che addirittura facevano una sorta di lezione che spiegavano ai miei studenti come loro vivevano l'esercizio e come poi lo trasformavano l'esercizio in attività quotidiana. Allora, hai menzionato questa esperienza del laboratorio neurocognitivo, magari chi non lo sa, Sergio è stato direttore della scuola dove io ho studiato come studente e ha avuto una grande intuizione, quella di realizzare all'interno dell'istituzione un piccolo laboratorio neurocognitivo, ovvero la possibilità di offrire allo studente, il contatto diretto con il paziente e provare in pratica quello che veniva studiato in teoria, perché sai, io ammetto pure quando arrivavano altri insegnanti, professori che spiegavano l'esercizio terapeutico conoscitivo, ero estremamente affascinato da quello che veniva raccontato perché, sai, plasticità, apprendimento, no? Tutti concetti bellissimi, però poi dicevo, ma sembra tanto filosofica questa riabilitazione neurocognitiva, però poi non capisco quello che devo fare. Ecco, col laboratorio neurocognitivo, e credo che fossi stato proprio di essere stato proprio il primo a partecipare, ho capito esattamente quello che ci raccontavate nella teoria. E per me quella è stata la scintilla. Per me un giorno, tu stavi facendo un esercizio con una paziente, un'emiplegica sinistra, un esercizio al tabellone. Ecco, per chi non lo conosce, è uno dei sussidi storici, no? Che si utilizza nell'esercizio terapeutico conoscitivo, dove ci sono delle figure, delle sagome a rilievo, e il terapista deve guidare il polpastrello del paziente sul perimetro di questa figura, e il paziente deve riconoscere di che figura si tratta, se un quadrato, un cerchio, un triangolo. E io osservavo Sergio che faceva questo esercizio. A un certo punto Sergio riceve una chiamata, forse era proprio la chiamata dove ti si imponeva di fare quel tipo di trattamento, e Sergio mi fa: Valerio, continua te perché adesso devo rispondere al telefono. Io non avevo mai sentito un braccio di una paziente emiplegica, non avevo mai sentito questa spasticità che ascoltavamo durante le lezioni. Comunque cerco di scimmiottare quello che facevi tu. Prendo il braccio della signora, gli dico occhi chiusi, si rilassi, tutte queste cose qui, e comincio a farle scorrere il dito su questo perimetro e mi accorgo che questo braccio, che all'inizio era piuttosto rigido, cominciava mano a mano a rilasciarsi. E io dicevo, me lo ricordo esattamente, dicevo, però sto perfetti, mica ho capito che sta succedendo, però funziona. Questo è stato il primo pensiero, la prima scintilla. Però la scintilla più importante è successa il giorno dopo, perché la paziente, venendo in studio da noi, lì al laboratorio, all'università, camminava sempre col gomito un po' piegato, però era meno piegato del giorno prima. Quindi la paziente non aveva solo modificato parte del suo elemento della patologia, la rigidità, durante l'esercizio. Aveva imparato qualcosa, si era portata qualcosa a casa. Quindi questo era pure per raccontare parte, no, dell'esperienza di didattica che hai avuto e anche per dire che nel live ci sono alcuni tuoi studenti che ti salutano, per esempio c'è Umberto Schiano Ah, Umberto, ciao! Dove sei finito? Facci sapere qualcosa, Umberto, che fino a... e se c'è qualcun altro pure della nostra classe o di altre classi che ha avuto il piacere di avere Sergio come professore. Allora, abbiamo una serie di domande da un nostro amico che ci ricordiamo dal corso di Bari. Vado, eh? Allora, L'amico si chiama?
L'amico è Leonardo, Leonardo. professionista del ping pong. Allora, ti ricordo di parlare, perché io ho detto, senti, la domanda fammela quando sto con Sergio, così rispondiamo insieme. Allora, ti ricordo di parlare. Uno, comunicazione e motivazione. Quindi motivazione e comunicazione con il paziente. Due, emozioni ed ipertono. Questa me la prenoto io, Sergio, eh? 3. Robotica è utile? 3 domande che gradirei risposta. Ecco tutto qua. La prima era comunicazione Comunicazione e motivazione. non è possibile parlare con il collega? Cioè io non posso parlare con il collega? No. Per avere maggiori specificazioni, no, devi con questo. Beh, perché comunicazione è E motivazione, cioè io immagino che Leonardo voglia dire come coinvolgere il paziente dal punto di vista della motivazione e come comunicare in maniera produttiva con il paziente per caricarlo. ma io trovo difficile questa domanda, non so cosa rispondere, perché comunicazione, come comunicare? Beh, io ritengo che il paziente non sia diverso da tutte le altre persone, no? In qualsiasi contesto tu ti trovi, che sia, non lo so, io faccio sempre il parallelo con la classe, quando dico è sbagliato, perché io sono stato soprattutto un insegnante, non ho mai detto il ragazzo non segue. Tutte le volte mi chiedevo per quale motivo non segue quello studente, e tu che mi hai conosciuto per 3 anni a scuola, vedevi che non stavo, magari venivo fuori dalla cattedra, mi mettevo in piedi tra di voi, tra i banchi, perché dovevo catturare la vostra attenzione, parlavo in un certo modo, quindi di volte, e voi ragazzi, ragazzi allora, adesso non sei più ragazzo, e voi ragazzi, io l'ho conosciuto che aveva i capelli. La coda. E tu mi hai conosciuto forse che li avevo neri? No, 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 no. Sergio, sei uguale a 20 anni fa, è un complimento. Sì, è un complimento, ma sapessi che fatica. Allora, dicevamo la comunicazione, e di volta in volta tu devi cercare una maniera adeguata per comunicare con gli altri. E di volta in volta cambi, perché il mio modo è diverso se comunico in una classe con degli studenti, è diverso se comunico, se parlo in una conferenza dove ci sono degli esperti, è diverso se parlo con il paziente, perché ogni volta devo guardarlo negli occhi e coinvolgerlo. Però la tecnica è varia. Io, tu sai, faccio pure teatro, il modo, io il pubblico lo devo prendere, non è che posso lì stare a fare la mia recitazione, perché se io recito per i fatti miei o se ballo per i fatti miei e il pubblico non viene coinvolto, quello non è stato un successo, ma è stato un insuccesso. Dunque, di volta in volta tu devi imparare a comunicare con la persona. Non devi mai pensare però che quella sia una persona difficile, che non segua, perché quella è una persona che ha determinate difficoltà. Il fatto che tu gli chieda di rilassare la mano e non la rilassi non succede perché il paziente non si concentra, non ha voglia, è distratto, non riesce ad entrare nell'esercizio. Il paziente ha quel problema e tu devi trovare la strategia di volta in volta per risolvere quel problema. Io ho avuto la grande, non posso dire fortuna, perché è stato molto di più di avere seguito il professor Perfetti, che ha avuto una grandissima intuizione. Quando lavori con il paziente che presenta una spasticità,
puoi suddividere questa spasticità frazionandola in più elementi e intervenire su un elemento alla volta in uno schema naturalmente che ha un'estensione, cioè che parte da un punto per arrivare ad una modificazione, a un risultato. E allora, vedi, io non posso dire, beh, c'è la lesione, perché questo me lo dicono spesso i medici, c'è un'enorme lesione, che cosa vuoi fare? Non è possibile perché questo paziente è spastico. Ma è quello il nostro lavoro, modificare quella spasticità. E io ho una certa età e quindi lavoro, credo, da 40 anni. Ho lavorato soprattutto, ma non solamente, ma non esclusivamente, con pazienti emiplegici, quindi pensa quanti ne abbia visti. Beh, effettivamente oggi posso dire non esiste un paziente che non possa modificare un comportamento motorio alterato, però la strada la devi trovare tu e devi avere quell'abilità di modificarti, di trovare il modo per lavorare con ogni singolo. Quindi io non ho da dirti come, non riesco io a dirti come devi comunicare con il paziente, perché devi comunicare in una maniera differente con ogni paziente. Sentilo attentamente, dice il professor Perfetti, non una parola viene detta a caso e bisogna parlare con il paziente, non al paziente. Sentilo correttamente e trova la strategia, no? A volte ti trovi nelle condizioni. La domanda me l'ha fatto Alessandro, No, me l'ha fatto un ragazzo. Leonardo, Leonardo. Leonardo, ti trovi con una bellissima ragazza e devi trovare a convincerla, no? Ad essere simpatico. E come fai? Adotti varie strategie e a seconda della ragazza ti mostri in un modo o in un altro. Può essere simpatico in un certo modo oppure può essere simpatico in un altro. Vedi, se non hai successo dicendo delle cose, ti organizzi altri discorsi fino a quando non riesci a catturare la sua attenzione. Beh, io devo dire però, perché ci sono delle ragazze con le quali non riuscirai a catturare mai la loro attenzione, ma ci sono sempre degli insuccessi. Ma con il paziente emiplegico, no, no. Devi trovare la strategia perché sicuramente riuscirai, perché lui è molto interessato a sentirti. Devi capire però che il suo problema è proprio avere quella limitazione, per cui rivolgiti anche ai processi cognitivi vari. Devi considerare che se ha un deficit di attenzione, di memoria, è proprio quello su cui devi agire. E tu hai fatto il corso con Valerio e con me, quindi sai un po' come si coinvolgono i processi cognitivi, no? Perché molti pensano, ma i processi cognitivi, che sono un'altra cosa che riguarda il cervello, come li coinvolgo? Beh, in un esercizio tu coinvolgi sempre i processi cognitivi perché c'è l'attenzione. Ci sarà la memoria, il linguaggio, la capacità di risolvere problemi. E quindi, se mi parli di come comunicare, io ti dico mettendoti, ecco, la risposta può essere mettendoti al suo livello. Mettendoti al suo livello. Che non è il tuo perché il tuo non è superiore, è diverso. E tu devi riuscire a metterti al suo livello per poter ottenere piccoli risultati di volta in volta, una comunicazione migliore di volta in volta. E poi diceva comunicazione e Valerio, tu hai scritto Motivazione. e motivazione, perché quanto riguarda la motivazione. Signori, io non penso che ci sia una persona
che non sia motivata a recuperare una funzione. Certo, è possibile che ci sia un momento di scoramento, un momento in cui qualcuno si lascia andare. Prova a non chiedere qualcosa di troppo difficile, come diceva un grande studioso, devi agire nell'area prossimale e potenziale. Quindi se tu esci fuori e chiedi qualcosa che non è nell'area prossimale e potenziale del paziente, probabilmente si trova in grandissima difficoltà. Quindi ancora una volta devi essere tu a modificarti e a trovare una facilitazione, una semplificazione a tutto. Adesso tocca alla tua domanda. No, il bello è che tu avevi iniziato dicendo: ma no, ma io a questa domanda non so come rispondere. Pensiamo se sapevi come rispondere, che succedeva. Hai fatto una risposta che è utile Ma è per stato tutti. sintetico. No, ma no, no per il sintetismo, no, è per il fatto che è una risposta che è utile sia per il paziente, sia per il terapista, sia per l'allievo, perché riferimento a Vygotsky. Il riferimento anche alla modalità con cui rapportarsi con il paziente, graduare le proposte. Io conosco Leonardo e probabilmente, io lo so, lui ha mosso questa domanda come critica anche a tanti professionisti le cui parole pesano come pietre per il paziente. Oggi, per esempio, vedo una paziente, ho visto una paziente online e incredibilmente già dopo neanche un mese di lavoro, il marito mi diceva: guarda, che ho cominciato a vedere che la paziente fa questi movimenti qui con l'indice, partendo con una mano piuttosto rigida e chiusa, no? Fatto, beh, scusate, questi cominciano a essere movimenti di valore. E lei fa: eh sì, vabbè, così la paziente. E il marito mi svela: sai perché ti dice così? Perché c'è la terapista nella struttura che gli ha detto: guarda, che tu con questo problema adesso quello che hai recuperato è recuperato, poi non c'è più altro recupero a tua disposizione. Quindi quando noi come professionisti diamo questi verdetti al paziente, pesano come macigni, è difficilissimo poi il paziente che si riadatti su una possibilità di apprendere. Quindi ho apprezzato tantissimo la tua risposta. La seconda era quella su emozioni e ipertono. Guarda, Leonardo, io ti racconto brevemente un piccolo aneddoto di un paziente che ha fatto veramente un bel recupero con il braccio, probabilmente sempre non perché è una persona neurocognitiva, ecco, una persona in gamba. Quindi movimenti, una bella funzione, e un giorno mi ha raccontato che uscendo fuori di casa ha incontrato un suo vecchio compagno di scuola che nemmeno sapeva che aveva subito un ictus e mi ha detto che il braccio gli è tornato su, qui, dritto, come quando avevamo iniziato la terapia, ed era fuori controllo, non sapeva nemmeno come gestirlo. Chiaramente quello era un aspetto legato all'emozione. Ora, in questo caso io mi spingo un pochino oltre, no? E dico che probabilmente tante volte il paziente non accetta quello che è successo. Ed è per quello che ci chiede sempre se potrà tornare come era prima, perché non accetta minimamente il cambiamento che sta vivendo la sua vita. E quando vede una persona, si guarda con gli occhi di quest'altra persona e quello che vede non gli piace. Allora, questo è il motivo per cui tante volte anche non vogliamo uscire fuori, non vogliamo riabbracciare la vita come prima. Tante volte chiedo ai pazienti: ma ci sei andato a mangiare una pizza ultimamente? No, no, guarda, ci andrò quando starò bene. Ma come quando starei bene? Intanto vattela a mangiare però una pizza, e anche uscire fuori di casa ti potrà permettere di poter migliorarti un po', fare delle esperienze. Quindi l'emozione sicuramente è un elemento che mette a dura prova il controllo sull'ipertono, forse è l'ultima prova. Però io suggerirei di andare a vedere un po' qual è il nostro rapporto con la patologia, il nostro rapporto con noi stessi in seguito alla lesione. E per ultimo, per la robotica, io ti voglio solo rispondere utilizzando la frase:
di un grande studioso a noi caro, che è Lembertot, che pensa Lembertot è un ingegnere e un neurofisiologo, è un autore francese che ha scritto dei libri molto interessanti e che abbiamo visto anche dal vivo in uno dei convegni di Perfetti. Allora, Lembertot dice questo: per recuperare un sistema complesso come l'uomo è necessario l'intervento di un sistema parimenti complesso. Che cosa significa? Significa che talvolta noi confondiamo il progresso tecnologico con il progresso scientifico, ma in realtà non è così. Quando tu vedi lavorare Sergio che accompagna con le proprie mani il movimento del piede del paziente per sottrarlo, no, dalla pressione dell'ipertono, guidarlo nel movimento, quello è un sistema molto complesso, molto più complesso di un braccio meccanico, perché adesso la robotica, sì, per quanto possiamo pensarla come avanzata dal punto di vista tecnologico, la base che sta, cioè il concetto che sta alla base, a volte è piuttosto povero. Quindi io direi che tante volte un terapista umano, svolgendo un'attività di aiuto e di costruzione dell'esercizio, è sicuramente un sistema tecnologicamente più avanzato di qualsiasi robotica che tu puoi utilizzare al giorno d'oggi. Raffaella ci dice: buonasera, un buon esercizio per un piede che, nonostante la continua fisioterapia neurocognitiva che svolgo da ben 2 anni, continua a supinare. Devo rispondere io? Sì. Allora, adesso io non so quale esercizio la signora abbia fatto, però ci sono vari elementi che bisogna controllare. Innanzitutto la capacità di tenere un piede rilassato utilizzando gamba e coscia. Per cui, per esempio, la prima capacità da recuperare è la capacità di piccoli, piccolissimi movimenti portando avanti e indietro il piede sul pavimento, tenendo il piede totalmente rilassato. Questi movimenti devono essere veramente piccoli. La signora dice nonostante continua a supinare, quindi ritengo che la signora cammini perché altrimenti non supinerebbe. Allora, prima di camminare, prima di mettersi a camminare, bisogna in un certo qual modo recuperare questa capacità di controllo su questo fenomeno spastico o quantomeno la capacità di sentire bene. Io ho avuto una paziente che negava la sua supinazione, mi diceva sempre: ma io cammino bene, visto sono migliorata, però il piede supinava tantissimo. Quindi la capacità anche di sentire per bene cosa succede a livello della parte distale dell'arto inferiore, ovvero del piede. Allora, un esercizio primo che mi viene in mente è appunto quello, dopo aver fatto la tavoletta banale, quindi tutti gli esercizi propedeutici, la tavoletta banale significa in modalità dove il terapista farsi carico del movimento, spostare il piede e sentire in quale posizione il piede sta rispetto a dei punti di riferimento. Ma il punto di riferimento può essere anche l'arto controlaterale per fare un controllo, un confronto, e nello stesso tempo bisogna fare attenzione pure a quali parti del piede stanno sul pavimento. Per arrivare nel momento in cui la signora riesce, e questo penso che la signora riesca a farlo, no? Tenendo in posizione seduta, tenendo il piede poggiato sul pavimento, poter andare un pochino avanti e un pochino indietro. Se non riesce a farlo, deve farlo con l'aiuto della terapista, però l'elemento a cui deve fare attenzione è appunto la totale
totale rilassamento del piede, il totale controllo del piede che deve stare con quelle parti che abbiamo prima citato, tallone, base del primo e del quinto dito e alluce tutto, deve stare a contatto con il pavimento. Questo lo riterrei come il primo esercizio. Il secondo esercizio è quello di saper sollevare il tallone mantenendo in asse la caviglia, per cui trasferendo il peso dal tallone al piede anteriore, poggiando tutta la parte del piede anteriore, non solamente la parte del quinto dito, del ditino, del mignolino che non si chiama così, del piede, fino alla base dell'alluce che deve stare tutta poggiata per terra. Allora, come ha detto Valerio poco fa, non c'è un esercizio per controllare la supinazione, ma una modalità di controllare un po' tutto il fenomeno spastico. Allora, fin dai primi esercizi bisogna imparare a controllare questo fenomeno spastico. E allora io consiglierei di provare un po', non che non debba fare gli esercizi più avanzati, continui pure, però ogni tanto tornare indietro, cosa che io spesso faccio con i miei pazienti, e rivedere per esempio anche l'esercizio della tavoletta banale. Ho fatto questo non esperimento, ho fatto questa richiesta a un mio paziente che seguo da tanto tempo e che ormai cammina con molte cose da correggere, no? Cammina bene, cammina in maniera adeguata. Ho rifatto la tavoletta banale e lui stesso mi ha detto adesso è tutta un'altra cosa perché io mentre prima ti dicevo sì il piede poggia, col piede sento, adesso è un'altra cosa perché io ho più riesco a prendere in considerazione più elementi perché ho più padronanza, perché il piede è più mio, per cui questo esercizio fatto in questo momento è tutta un'altra cosa perché mi dà, è come leggere nuovamente un libro, no? Io ho letto i libri di Perfetti la prima volta, ho appreso determinate cose. La seconda volta riusciva a prendere ancora di più, la terza volta ancora di più. E quindi io proporrei, ecco, di vedere gli esercizi più semplici, quelli che sono però propedeutici e lo sono tutti, perché come dicevo, quando scegliamo un esercizio dobbiamo pensare all'estensione di questo esercizio. Un esercizio di per sé non serve a niente se non ha una sua estensione e se non può portare a un recupero della funzione. Per cui il primo esercizio che io chiedo al paziente, non lo so, uno dei primi quale può essere, quello di mettersi in piedi, quindi passare dalla posizione seduta alla stazione eretta. E comincio a chiedergli come poggia i piedi per terra, perché per me non è un imparare a stare in piedi, ma è un imparare a stare in piedi per caricare correttamente, per spostare il carico da una parte all'altra. Ma perché deve spostare correttamente il carico da una parte all'altra? Poter fare il passo per poter camminare. È successo qualcosa, Valerio, non ti vedo più. Adesso ti vedo. E quindi proporrei alla signora di non tornare indietro, perché si va sempre avanti, ma di approfondire ancora di più, perché adesso è sicuramente più in grado di analizzare i contenuti di quell'esercizio e quindi apprendere ancora di più. Rifare il percorso per rifarlo meglio. Dicevo, quando per esempio io penso alla stazione eretta, una delle prime cose che penso è il braccio che deve stare rilassato.
Perché io in mente mia ho tutto, non è solamente in mente mia, è in mente mia, ma condivido con il paziente qualsiasi scelta, qualsiasi esercizio, la riabilitazione deve essere condivisa, il paziente deve essere consapevole. E quindi però in me è molto chiaro un punto di arrivo, quindi ho tante cose che devo controllare che lì per lì potrebbero sembrare superflue, ma la prima cosa che chiedo al paziente che sta in piedi è di farlo con l'arto superiore rilassato, il braccio deve stare rilassato, il dito deve stare rilassato, il pollice deve stare rilassato e pongo molta attenzione, innervosendo tantissimo il paziente perché vuole camminare, il braccio lo vediamo dopo, è perché devo garantire il futuro recupero ottimale del paziente. Non so se ho risposto. E come al solito in maniera molto, molto seria, no? Quando ti si chiede un esercizio per raggiungere un obiettivo, è chiaro che devi in qualche modo prendere in esame tutto il problema. Io però, che sono molto meno serio, provo a dargli qualche esercizio, anche dicendo una cosa, tante volte ho sentito il paziente che dice: ma io sono anni che faccio la neurocognitiva, sono anni che faccio il perfetti. Vabbè, mi racconti un esercizio, ma li tieni gli occhi chiusi quando fai gli esercizi? No, no, con gli occhi aperti devo spostare la pallina azzurra dentro il buco verde e fare queste cose qui. No, beh, quella non è proprio riabilitazione neurocognitiva. Ora, fermo restando che sicuramente stai facendo una riabilitazione neurocognitiva di altissimo livello e con un professionista super preparato. A volte dobbiamo mettere sul piatto della bilancia anche questo aspetto. Comunque, tavoletta come quella che ci stava raccontando Sergio, io in maniera un po' brutale ho cercato di disegnarla, i piedi che appoggiano su un piano di legno, molto semplice, lo possiamo inclinare mettendo anche un libro, un paio di libri, e mettiamo dei piccoli punti di riferimento in modo che il paziente debba riconoscere alla flessione o all'estensione del ginocchio prodotta dal terapista, in che posizione si trovi il piede. Ecco, questo è un esercizio molto semplice ma molto importante per ricostruire anche la capacità di percepire il proprio arto nello spazio. Un altro esercizio piuttosto semplice, visto che Sergio ha detto: beh, prima di tutto bisognerebbe controllare anche un po' il fenomeno spastico, l'ipertono, la reazione abnorme allo stiramento. Allora, questo esercizio è piuttosto semplice. Basta mettere il tallone su un piccolo rialzo, potrebbero essere un paio di libri. Poi di fronte mettiamo una bottiglia d'acqua, adesso che siamo a casa e dobbiamo utilizzare questi strumenti di emergenza. Sulla bottiglia d'acqua con un pennarello possiamo pe mettere dei punti di riferimento, eccola qua. Dei punti di riferimento in modo tale che sempre il terapista, o in questo caso magari se state a casa e non avete a disposizione il terapista, fatevi aiutare da un familiare, muovendovi il piede nelle varie posizioni, vi chiede in che posizione abbiamo portato le dita del piede. Spesso quando facciamo questo esercizio ci rendiamo conto che la grande resistenza che sentiamo qui sul tendine di Achille comincia piano piano ad allentarsi e anzi riusciamo anche a permettere che il piede si sollevi un po' di più. Ultimo esercizio, e forse un po' più complesso, un po' più elaborato, è questo qua. Il piede su una tavoletta, un pezzetto di legno, potrebbe essere anche un libro con la copertina rigida adesso. Al di sotto mettiamo un perno che è una semisfera. Chiaramente la semisfera non è facile adesso, però io mi sono accorto che tante creme di mia moglie hanno il tappo un po' bombato e quindi potrebbe avere questo utilizzo. Ho visto pure che il cocco della cremeria del corso, quando mangi il cocco quello a gelato, può essere utilizzato in questo modo. Insomma, ci adattiamo, possiamo pure tagliare un'arancia, una mela a metà. Poi, una volta che abbiamo il piede su questa tavoletta, sempre il nostro terapista ci deve proporre un problema. Perché questo è uno degli strumenti fondamentali, no, della riabilitazione neurocognitiva, il problema. Allora, il problema potrebbe essere quello di riconoscere in che direzione si sta inclinando il piede, se a destra, a sinistra, avanti, dietro o in diagonale. Non solo,
oltre all'inclinazione come direzione, potrebbe riconoscere anche quanto si sta inclinando. Quindi noi al di sotto possiamo mettere, per esempio, delle riviste, no? Una, due, tre riviste, così il paziente ti deve dire: si sta inclinando, c'è un'altezza 1, due altezze su questo angolo, e invece su quest'altro ce n'è una, in modo tale che stiamo soddisfacendo la richiesta del nostro organismo in seguito ad una lesione come quella che abbiamo subito. Perché si è irrigidito il piede? Perché supina il piede? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Perché quando noi abbiamo una lesione cerebrale si altera l'equilibrio all'interno di un riflesso fondamentale del nostro corpo, che è il riflesso allo stiramento. Quando noi stiriamo, allunghiamo un muscolo, questo muscolo si contrae. Ora, però, questa contrazione non è solo a livello riflesso, partecipano anche le vie discendenti portando un controllo. Lo possono inibire o lo possono eccitare come riflesso. Ora, però, in seguito alla lesione è molto difficile che le vie discendenti operino questo controllo. Allora il riflesso aumenta, diventa ipereccitabile, ed è per quel motivo che appena ti trovi in una situazione un po' più complessa il piede comincia a girare. Allora, perché dobbiamo fare questi esercizi dove il cervello è coinvolto, dove l'attenzione è coinvolta? Perché aiutiamo le vie discendenti a poter controllare e partecipare al processo del movimento. Allora, poi Sergio mi farà nero. Sergio, dopo che io brutalizzo la riabilitazione in questo modo, la semplifico sempre con questi esercizi, lo sentirete appena attacchiamo il live, che mi sgriderà in maniera. Che dici? Senti, Sergio, c'è una domanda di Gianluigi, che onestamente me l'ha fatta da sempre, me la fa da sempre, e io purtroppo non ho mai saputo rispondere. E te la faccio anche a te, perché sono in attesa che magari qualcuno ci riesca. Già chiesto in precedenza, ma testardamente ci provo ancora. Che riabilitazione si potrebbe fare per correggere la diplopia? Quello che mi viene in mente è che bisognerebbe fare tutto un tipo di esercizio di analisi utilizzando naturalmente la vista e potere per gradi scegliere un esercizio sempre partendo dai più semplici a esercizi più complessi che possano ridurre questo fenomeno. Quindi andrei ad analizzare quando e in che situazione la diplopia, questo fenomeno di diplopia, quindi di vista alterata, si riduce. E poi mano a mano cercare sempre un esercizio di analisi sempre più adeguato. Naturalmente deve esserci tutto un controllo sempre dei fenomeni di tensione, cioè assicurarsi che tutti i muscoli che interessano l'occhio siano in una situazione di tono adeguato, di tono rilassato. Quindi gli esercizi che io farei come riabilitatore neurocognitivo riguarderebbero lo stato del tono dei muscoli che fanno riferimento all'occhio e naturalmente degli esercizi che vanno dai più semplici via via sempre verso esercizi più complessi di presa di informazione. Io non c'ero mai riuscito, Sergio, meno male che hai dato una risposta a Gianluigi, perché lo chiedeva da tanto tempo. Bisogna fare delle prove, vedere quando, in che situazione questo fenomeno si riduce. Questo può chiarire pure l'esercizio da fare, e nello stesso tempo sempre
Io parlo di controllo del tono dei muscoli, ma naturalmente è un controllo che controllo del tono è dato da qualcosa che sta prima della questione muscolare, dell'organizzazione, della contrazione delle fibre. Sergio, noi stiamo facendo una maratona adesso, è già 1 ora e 15 che siamo live. Un altro quarto d'ora va bene perché ci sono purtroppo tante domande a cui non potremo rispondere proprio per un problema di tempo. Possiamo rivederci in un altro momento. Ah, ecco, se ti strappo la promessa che ci rivediamo, tanto mi sa che stai blindato in casa pure tu, quindi lo facciamo volentieri. Senti, ci stanno tanti allievi del corso di Cosenza dell'anno scorso che ci stanno salutando. Che peccato che quest'anno Quest'anno purtroppo non si può. cioè, è stato il primo corso che è saltato. Stavamo ancora in una situazione in cui quasi quasi si poteva fare, ma è proprio scoppiato tutto nel momento in cui stavamo per prendere i biglietti per venire. Però tutto sommato. Si farà. Esatto, con una voglia in più di vivere, di imparare, di fare cose ben fatte. Allora, andiamo avanti. Andrea, esercizi per l'afasia. Guarda, Andrea, nel live dell'altro giorno ne ho spiegato uno, ho messo anche una delle schede che si possono utilizzare per fare l'esercizio. Ti invito a guardare il live dell'altra volta. Novella dice: buonasera, che bello rivedere il prof Vinci Guerra. Se lui si ricorda del mio caso, Novella Ricci, io sto proseguendo il mio percorso di riabilitazione, il metodo Perfetti, che ho seguito per circa 2 anni e oltre, è stato per me determinante. Novella Ricci, dove ci siamo conosciuti, Novella? Scrivecelo, Novella, così ci dai qualche indizio in più. Nicola Ipertono, il mio maggior nemico, come posso controllarlo al meglio? Mi dicono che i timori o paure interne non Ah, aiutano. ma come, dove ci siamo conosciuti? Ma certo, sì, buonasera, la risento con molto piacere, mi piacerebbe sapere di più, sapere come sta. Ci siamo perduti anche se abitiamo vicini noi. Mi faccia sapere, no, con la signora Ricci è stata seguita nel laboratorio della scuola alcuni anni addietro, mi ricordo molto 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 bene. Le do la mia email. Ha da scrivere, se no poi gliela darà Valerio. Oppure tramite Valerio può, perché veramente noi abbiamo lavorato tanto tempo insieme, mi farebbe insieme a me, insieme ai miei studenti, allora oggi colleghi, e mi farebbe veramente piacere sapere notizie, vedere com'è andata. A presto. Della serie i pazienti sono numeri, eh? Come? Della serie i pazienti sono numeri, ce li ricordiamo tutti, nome, cognome, anche di anni passati. Ma certo. La ricordo benissimo, lei che veniva accompagnata dal marito, ha conosciuto le figlie, una è un medico, non li ricordo molto 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 bene. Una Un saluto, carrambata. a presto. Una carambata. Nicola dice: Ripertone è il mio maggior nemico, come posso controllarlo al meglio? Mi dicono che i timori o paure interne non aiutano, anzi, non so come controllare questo aspetto. Innanzitutto, Nicola, chiaramente noi facciamo sempre riferimento a un approccio di lavoro neurocognitivo dove il controllo su questi elementi della patologia rappresenta uno dei primi elementi di attenzione. Quindi, come controllarlo? Intanto stai facendo riabilitazione neurocognitiva, questa è la prima cosa. Seconda cosa, l'ipertono è una condizione che, come ti sarai accorto sulla tua pelle, non è una condizione che dopo che hai l'ictus immediatamente compare, è una condizione che si costruisce nel tempo. Le prime settimane, anzi, passava il neurologo e diceva: questo braccio è ancora flaccido. E poi sono cominciati i primi movimenti, magari con uno sbadiglio, o magari proprio perché ha sbattuto la porta e ti sei messo paura e la mano si è contratta.
E tu hai detto, però vedi, sta mano non è morta come mi avevano detto, questa mano è viva. E abbiamo cominciato un po' a sviluppare i movimenti, soprattutto dal punto di vista quantitativo, senza considerare la qualità. E quello ha aumentato anche il fenomeno spastico, l'ipertono. Allora, però, allo stato attuale, anche oggi dovresti un po' fare mente locale su quelle attività che vedono la mano irrigidirsi, non saranno mica solo le paure e i timori. Capace pure che, però, che se tu cammini per un sacco di tempo senza controllare bene la qualità o fai altri sforzi, la mano si irrigidisce. Ecco bene, quei movimenti lì sono movimenti che stanno in qualche modo allenando la spasticità. Oppure stai facendo, che ne so, tapis roulant, ciclette, tutte queste cose che potrebbero pure andare bene, però in un paziente che è abituato a controllare gli effetti del movimento. Tu comincia a vedere se ci sono delle attività che, dove la mano si rigidisce di più e comincia a ridurre quelle. E poi magari se riesci a inserire pure qualche esercizio neurocognitivo, oh, male non ti fa intanto. Partiamo da questo presupposto. Senti, Daniela mi aveva fatto una domanda a me tempo fa, io ho detto, senti, fammela nel live perché non avevo tempo in quel momento. La leggo e rispondiamo insieme. La leggo e rispondiamo insieme. Allora, ciao Valerio, sono Daniela, ti volevo domandare una cosa. A casa ho un signore affetto da un ictus dal 2008, braccio plegico e deambula con bastone. Chiaramente non tanto bene come deambulazione. Il 9 marzo ha subito un intervento alla carotide, intervento è andato tutto bene, non riesco a farlo camminare, si è bloccato. Pensi abbia paura e quindi ci vuole ancora tempo per poter tornare a fare quei passi che faceva? Vai, ci abbiamo Sergio Vinciguerra, ti faccio rispondere dal Non grande Vinciguerra, Daniele. è nessuno. Allora, bisognerebbe vedere questa operazione se ha comportato, ci sono state delle sofferenze che hanno portato ad un peggioramento della situazione. Quindi l'ipertono si è modificato, è aumentato. Bisognerebbe anche vedere un po' la cartella medica e vedere se c'è stato un peggioramento, se c'è stata una piccola lesione, un'ulteriore lesione, e allora questo può spiegare il peggioramento. Io non penso che si debba aspettare, ma si debba riprendere subito. Ah, tu dici aspettare per rivedere quei passi che aveva già imparato. Io piano piano comincerei a ricostruire, cioè anziché aspettare il passo che venga fuori il passo che ha imparato, ricominciare a chiedergli delle prestazioni più semplici. La prima prestazione più importante è quella di saper prendere informazioni con il corpo. Quali informazioni? Le informazioni che poi servono per organizzare una manutenzione, per organizzare il movimento. Quella è la prima prestazione, è sempre la base di tutto. E via via chiederei sempre la capacità di prendere informazioni sempre più complesse, anche di mettere in atto dei movimenti finalizzati alla interazione con il video, col mondo esterno, un'interazione che sia presa di informazione, trasformazione di questi dati in programma di azione. Se possibile, pure farei un riferimento al ricordo, cioè al ricordo del suo modo di camminare, non solamente a quello che ha recuperato dopo il tuo intervento riabilitativo, ma anche come camminava prima, perché se riesci a riagganciare quegli schemi che potrebbero essere conservati e poter fare, se riesci a fare un'analisi delle somiglianze e delle differenze tra
attuale, la prestazione esercizio e la prestazione professionale, ricordo, può essere un'azione facilitante, seppur mi rendo conto che è complessa per il paziente, per il terapista, ma di risultato più veloce, migliore. Perfetto, senti, allora sono tanti gli studenti che ci stanno seguendo pure del mio corso, c'è Monia Barneschi che ti saluta, c'è Giulia, Umberto dice che sta in Germania, che sei sempre molto esaustivo e che per te il tempo non passa. Sì, ma voglio spiegare ai miei studenti, a chi mi conosce da tanto tempo, che io tutte le mattine faccio un bagno nella vasca piena di latte d'asina e rimango a mollo almeno per 20 minuti. Una volta a settimana, anziché la latte d'asina, uso la formalina. Ma adesso che c'è il blocco, lo troviamo su Amazon questi prodotti o Ne ho una scorta, ne ho no? una Ah, scorta. beato te. Allora, senti, ci avviamo verso la chiusura. Io non so come scusarmi con chi non vedrà risposta alla propria domanda. L'unico modo che ho è dire. Possiamo rivederci e rispondere alle altre domande in un'altra occasione, se tu sei d'accordo, Valerio. Sono d'accordissimo, però ecco, magari visto che succede sempre così, che le ultime domande non riusciamo a risponderle, collegatevi tempestivamente. No, possiamo, non so se è possibile, Valerio, conservare queste domande e rispondere prima a queste domande che sono state fatte oggi e poi alle altre, no? Possiamo dare questa precedenza? Possiamo provare, non sarà semplicissimo, ma possiamo provare. Ce n'è una di Edvige che aveva fatto l'altra volta che mi aveva un po' colpito perché lavoro con loro da un sacco di tempo. Allora, sì, hanno fatto la robotica e dice meglio senza, va bene. Dice che non possono fare, mi pare, l'intervento perché non c'è spasticità, perché il braccio è flaccido. Allora. No, no. No, aspetta, senti il controsenso. Non possiamo fare, perché l'altra volta abbiamo parlato degli interventi di allungamento dei tendini, quindi gli avevo detto un po' come la pensiamo. E lei mi ha detto: no, ma non lo possono fare perché il braccio è flaccido. Allora facciamo le correnti, l'elettrostimolazione triangolari. Cioè, Spastico e poi si faccia l'intervento di allungamento. Mi sembra una cosa ottima. Ma vedi la linearità a volte, no? Nella confusione, però c'è linearità. Il braccio è flaccido, allora te lo faccio diventare spastico con le correnti triangolari e poi ti faccio fare l'intervento di allungamento. Ma scusa, l'intervento di allungamento serviva proprio per evitare che il braccio fosse contratto. E già in partenza non c'è questo problema. Io mi ricordo che comunque abbiamo fatto un bel percorso insieme, anche se il braccio non aveva questa spasticità, che è un bene non avercela, e cominciavano a vedersi dei primi movimenti, dei primi controlli, quindi io ero piuttosto soddisfatto del lavoro, nonostante abbiamo preso in carico il caso dopo 3 anni dalla lesione, che non è un mese, 3 anni dalla lesione. Cioè, cominciare a fare dei progressi dopo 3 anni dalla lesione è qualcosa che esula pure dalle possibilità dette da qualsiasi persona, no? Anche in letteratura ti dicono: guarda, no, il recupero è fino a un certo punto. Quindi, dopo 3 anni, fare quei progressi, secondo me, erano di tutto rispetto. Bene, Sergio, io ti ringrazio tantissimo. No, io ti ringrazio, mi ha fatto piacere stare con te ancora una volta, mi ha fatto piacere risentire persone, sia pazienti che ex studenti, adesso miei colleghi che non vedo da tanto tempo, mi piacerebbe rivederli e a presto. A presto a tutti, un abbraccio, ciao! Ciao, ciao, ciao.